Hello Seeds, welcome back. In questo episodio dello spirito dell'esperto, ragazzi, concluderemo il primo CD di Final Fantasy VIII. È veramente incredibile percepire in quanto poco tempo in realtà abbiamo raggiunto questo piccolo traguardo temporale, non di completismo, ma è proprio così. Ragazzi, vedremo finire il disco 1 di quest'opera. Ah, avere un gioco con 4 CD. Morte e miracoli dell'avere filmati all'interno di un disco. Il più grande vantaggio di quel supporto per l'epoca. Ragazzi, passo numero 1. Avremo tanta trama, ma lo sapete. Ho anche un paio di sorprese per il completismo. I più esperti di voi potrebbero averle già intuite, ma non tutti. Quindi passiamo al primo passo importante, ciò che vi avevo promesso avrei fatto, trasformare tramite l'abilità mitica Transcard una delle due che abbiamo ottenuto dopo aver, diciamo, ottenuto la sottomissione dei Brothers. Abbiamo Seclet e abbiamo Minotaurus. Allora ragazzi, secondo voi 100 ossa di drago sono veramente qualcosa di mediocre? È vero, è possibile trasmutare parecchi Quake da queste carte, ma no. Avremo un altro utilizzo per te, Seclet. Invece Minotaurus, ragazzi, 10 adamantio. Non solo è uno dei materiali principali con cui è possibile craftare le armi finali dei personaggi, finali dei personaggi, mi ripeto, ma permette anche di insegnare ai Guardian Forces l'abilità che aumenta i loro HP massimi del 60%. Non è da buttare. Ma perché non stiamo andando a Deling? Perché non stiamo andando a Deling, ragazzi? Pensateci. Stiamo per andare di nuovo a Dollet. Cosa abbiamo lasciato a Dollet? Cosa potrebbe essere mai? La regina! La regina delle carte, ragazzi. È arrivato il momento di donarle una carta rara. E quella carta rara sarà esattamente Seclet. Il nostro obiettivo, salvo un bel salvataggio precedente all'azione in maniera tale da non perdere l'anima a causa dell'RNG, portarla a Balamb, farla tornare a casa. Bene, andiamo a Deling. Dollet! Andiamo a Dollet. Deling è per trama. E perdiamo la carta Seclet, ragazzi. Qui, ragazzi, eccoci arrivati. Andiamo. Non posso farne a meno. Non posso farne a meno. Ho la nostalgia e i ricordi che mi rimbombano in testa. Ah, non era qui, mi sono sbagliato. Ricordi non sempre molto precisi, devo dire la verità. Eccoci qua. Run perfetta in arrivo. Oh regina, sconfiggici a carte. Sì, mischiamo tutto quello che vuoi. Non è mio interesse adesso. Anche se ci siamo guadagnati, Diff. Vedremo per quanto, però. Seclet e poi le carte sfigate. Ora, come si perde a carte? Beh, così è un buon passo. Oh no, ho utilizzato un Gizzard, anch'io! Oh, che succede? Accidenti, a questo punto... Ah, la mossa migliore. Oh, santo cielo, regina. Mi volevo farti fare un perfect. Sei così scarsa. E ora ti prego, vai a Balamb. Vai a Balamb, su. Fammi questo dono. Ho ottenuto una bella carta. Con questa mio padre ne potrà dipingere una meravigliosa. Quindi praticamente suo padre ha il diritto di introdurre carte o comunque di vendere il suo dipinto alla ditta che crea il gioco. Questo luogo mi ha stufato. Vado in viaggio a Galbatia. E così giunse il momento di tagliare.
Continuerò a giocare a carte fino a che lei non tornerà a Balam, ragazzi. È un mio obiettivo. Cut. Balam, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta. In un paio di paia di tentativi. Pensavo peggio, ma è comunque andata meno bene di quanto sperassi, perché ci siamo beccati la regola di scambio diretto, che sapete, abbiamo già visto negli scorsi episodi, essere un incubo, alias tutte le carte che vengono girate si vincono e quelle che ti vengono girate si perdono. Uno schifo. Tuttavia, adesso non solo potremo recuperare la carta sacred dal bimbo, dal figlioletto della regina delle carte, ma siamo anche in una città, e in questa città noi stiamo per prenderci un nuovo pezzo di equipaggiamento. Parliamo al bimbo. Usiamo regole diverse? Sì, farà schifo giocare con te, sperando che non sia diretto, ed è uno, meglio di diretto. Bene. Rivinciamo la carta che abbiamo appena perso. La quest continua e la facciamo girare secondo le nostre regole. Forza. Mostrami cosa sai fare. Allora, dai, forza. Dimmi che l'hai scelta. Qualcosa mi dice che non è così semplice. No, la vedo ostica. L'avrebbe già usata, dai. Niente. Ci prendiamo una Damantart. Ok, abbiamo aggiunto coppia. Ragazzi, accelerazione. Non c'è stato bisogno di accelerare granché, è vero ragazzi, l'ha usata immediatamente dopo. Ben venga la notizia, ci riprendiamo Seclet. Abbiamo fatto proprio l'unplan di ciò che più avremmo voluto ottenere. Manca solo un passaggio, e poi la trama. Siamo in una città, quindi esiste un negozio di armi. Ragazzi, incredibile, ma vero. Abbiamo ottenuto tramite i nostri passi, abbastanza attenti, tutti i materiali per la Lionheart, l'arma finale di Squall. Ciò che tecnicamente diventa già esageratamente forte se la si ottiene al quarto CD, perché è un'arma segreta, molto difficile da ottenere, ma noi abbiamo già i materiali per costruirla, e in Final Fantasy VIII è possibile costruire le armi anche se non si ha la ricetta. L'importante è avere i materiali, il negoziante conosce già tutte le ricette, anche quelle segrete. È un meccanismo per premiare, no? La conoscenza e l'attenzione. Allora, Transcard, dove sono i nostri Elnoil? Eccoli qui. Un mio cristallo? No, due, grazie. E ora sta per succedere la magia. Utilizzando i biocristallo per craftare i colpi vibranti, con le zanne di grifone là davanti, oh ragazzi, abbiamo ottenuto la Lionheart. Quelli erano i materiali finali per ottenere l'arma definitiva di Squall, il quale adesso non solo dispone di 255 d'attacco, ma soprattutto, andando su status e controllando le sue abilità, abbiamo sbloccato Cuore di Pietra. E danneggia un solo nemico, non è un attacco ad area. Ragazzi, scoprirete presto il perché. Ora è giunto il momento di concludere il primo CD. Dovremo viaggiare nella trama e goderci il finale di ciò che è, a conti fatti, il primo atto di Final Fantasy VIII. Mentre veniamo, tra l'altro, degradati brutalmente perché stiamo giocando a carte al posto di salvare il mondo. Cosa che posso anche capire. Ma a partire dal secondo CD faremo i test.
così potremo anche accumulare Guile. Tuttavia, in realtà, come avrete notato, non serve in Final Fantasy VIII la ricchezza. Andiamo a Deling, ragazzi. Residenza Caraway. Vi ricordate cosa dovevamo fare? Non solo ci ricordiamo quello, ma anche la stupenda coincidenza. Zero, cioè uno come unità, zero decine e zero centinaia. Il numero è uno. Corretto, prego, da questa parte. Ci siamo. I Garden di Balam e Galdavadia si sono alleati con il colonnello delle forze militari di Galvadia. È inutile chiedersi il perché. Siamo qui per obbedire a degli ordini, non per fare domande. Scusa. Il contratto con me è ancora valido. Ma cosa vuole adesso? Non lasciatemi in questa casa. Volete che vi spieghi il perché? Non serve. Mi pare che hai capito come usarci, no? Basta che ordini. Ok, vi ringrazio. Salviamo la partita per tutti i risultati ottenuti oggi e andiamo verso il gran finale del primo atto. Oh, gran finale, eppure stiamo attendendo come stolti l'avvenire di questo colonnello. Oh, facciamoci una chiacchierata. Non siamo davanti al treno, ma... Selfie? Sei in ritardo. Se nemmeno lei è energica, purtroppo qui marca male. Non voglio neanche... chissà cosa avrebbe mai potuto dire Zell, nervoso com'è. Si fa aspettare. Altro che se si fa aspettare. Ah, andiamo alla finestra anche noi. Vedete, riuscite a sentire comunque la veridicità di questa scena? È quasi toccante. È così abituato a farsi aspettare che ormai gli sembra normale. Adesso io ne dico quattro. Aspettate qui. Comunque casa mia questa, non vi preoccupate. Mettetevi comodi. Dan dan dan. Speriamo che non mi crei altri problemi. Cosa sta succedendo? Oh. Dov'è Rinoa? Non è una professionista come voi, potrebbe essere un peso. Non ha mai preso parte ad una battaglia, è meglio che stia qui per il bene di tutti. Ma lei per caso è il padre di Rinoa? Chissà quando è stata l'ultima volta che mi hanno chiamato così. Il padre è un membro del governo e la figlia è un membro della resistenza? È situazione complicata, gallinaccio. Molto complicata. Comunque è un problema nostro. Voi non c'entrate. Piuttosto, abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci. Oh, per noi gli ordini del Garden e quelli di Fenrir hanno lo stesso valore. Rinoa. Terminata questa missione, come da contratto, lavoreremo per Rinoa. Mi auguro che lei non interferisca. E se interferissi? Oh, non me lo chieda. Noi siamo tutti Sid e ci comporteremo come tali. Ehi, ehi, ragazzi. Siamo venuti a uccidere la strega, no? Quindi parliamo di questo, prima di tutto. Ah, Irvine. Va bene, tregua. Sono ragazzi, ma hanno un livello gerarchico abbastanza serio, per questo possono parlare in maniera così sconsiderata a un colonnello. Lasciate che vi spieghi il piano. E quindi... Ta-dan! Perfetto.
Olè. Sono stato io che ho stretto l'accordo tra Galbadia e la strega Idea. La cerimonia di oggi è per celebrare tale evento. Idea è il nome della strega. La cerimonia avrà luogo presso la residenza presidenziale. Durante la cerimonia vi dividerete in due gruppi e prenderete posizione. La squadra dell'arco attenderà all'arco di trionfo, quello che vediamo lì a nord. La squadra d'attacco aspetterà davanti alla residenza presidenziale. Si posizionerà proprio qui, dove sono io adesso. Quella è la residenza presidenziale. Finita la cerimonia inizierà la parata della strega. A quel punto si aprirà il cancello principale. Cercate di stare calmi. Se ci saranno dei disordini, la parata verrà interrotta. Quando si apriranno i cancelli, la squadra d'attacco entrerà in azione. La folla guarderà la parata e sarà possibile muoversi indisturbati. La squadra si muoverà verso il tetto della sala presidenziale. Sotto il pavimento del corridoio, davanti alla stanza della strega, c'è un passaggio per la sala dell'orologio. È un bel piano. Nella torre c'è una specie di giostra e vicino c'è nascosto un fucile da tiro. Andate là e aspettate fino alle ore 20 in punto. La parata comincerà da qui. La strega sarà sopra il carro. Il veicolo partirà e si muoverà verso sinistra. In questo modo. Si sposterà di qua. È fortissimo come ce lo spiega. La parata farà il giro della città attraversando la strada circolare esterna e ritornerà su questo punto. Cioè, riapparirà da questo punto. Poi girerà verso destra e proseguirà per questa strada. Qui entrerà in azione la squadra dell'arco. Alle 20 precise la parata passerà sotto l'arco di trionfo. Allora, la squadra dell'arco, grazie ad un pannello di controllo, abbasserà i cancelli. Ed imprigioneremo la strega dentro l'arco di trionfo. Ha! Alle 20, l'orologio a giostra dove sta la squadra d'attacco uscirà dal tetto. E quindi, niente separerà la squadra d'attacco dalla strega. Sarà l'occasione buona. Bang! Giustamente. Questo è il piano, quindi. Questo è tutto. Ora aspettate l'ora stabilita. Siete liberi di girare la città se volete. Vi prego solo di non creare problemi. Perché ci hai preso? Non siamo mica come tua figlia. Si ricordi che siamo Sid? Certo, certo. Avete un po' di tempo libero. Ci rivediamo a casa mia. Là vi darò le ultime indicazioni, dopodiché il piano avrà inizio. Ma ho totale interesse di andare al punto, quindi... Non abbiamo niente da fare qui, ragazzi. Non ci sono segreti, non ci sono oggetti interessanti. Andiamo dove dobbiamo andare. La missione finale per l'assassinio della strega Idea. Nulla di leggero, eh? Oh, oh. Stiamo facendo il giro lungo, eh? Beh, ci rivediamo alla città. Ricordando come Laguna ha passeggiato per queste strade. E vi ha vissuto per un po'. O vi si è stanziato, diciamo. Ah! Brrr! Brividi! Scusate. Brrr. Formiamo le squadre. Il capo squadra e il tiratore formeranno la squadra d'attacco. Al capo squadra spetterà la manovra d'attacco. Eh? Se il piano dovesse fallire per qualche ragione,
se il tiratore, per esempio, sbagliasse il colpo mentre lui fa l'imbecille, il capo dovrà dirigere un attacco contro la strega, diretto. Dovrete muovervi nell'ombra. Per questo il piano è stato elaborato fin nei dettagli. Il nostro scopo è eliminare la strega e dovremo farcela anche a costo di sacrificare alcuni di noi. Anche a costo che vengano scoperte le vostre identità. Chi è il caposquadra? Io. Bene, lascio i dettagli a te. Io ed Irvine saremo la squadra d'attacco. La squadra dell'arco sarà... Yeah! Ok. Chi sarà il capo della squadra dell'arco? Che domande. Scusa, Zell. La professoressa Quistis. Oh. Ok, ci penso io. Bene, iniziamo. E ora siamo nel controllo di Quistis. Non abbiamo ancora un party, ma ora comincia l'operazione. Forza! Siamo tutti con te, Quistis! E infatti... sono riuscita a fuggire, e vai! Mamma mia, che maldestra! Quell'uomo aveva detto qualcosa? No, niente di importante. E Squall? Non abbiamo tempo, Rinoa. Dobbiamo andare. Aspettate. Guardate. Si chiama Bracciale di Odin. L'ho trovato nella stanza di quell'uomo. Odin? E a che serve? Ah, dovrebbe bloccare i poteri della strega. Ma non so come funziona, però in questa battaglia ci sarebbe molto utile, no? Se è davvero il bracciale di Odin, dovrebbe avere un effetto micidiale. È un oggetto magico potentissimo. E intanto Quistis se la ride. È vero, è vero. E cosa vuoi fare? Vuoi metterlo addosso alla strega? Chi? Quando? Come? Ne parliamo insieme, no? Non abbiamo tempo! Squall e Irvine sono già pronti, abbiamo un compito da eseguire noi. È un ordine, capisci? Non è una lite di famiglia, non è un gioco questo. Fa la stizzita, però ha ragione Quistis. Lo capisco. Lo so. E ho anch'io un piano. Però il tuo è molto più impulsivo. Ok, ragazzi. Nel caso dovessimo attaccare, andrò avanti io per guadagnare tempo. Non ti preoccupare, non ce ne sarà bisogno. È vero che i Sid non chiedono mai il perché delle loro missioni. Talvolta vorrei chiederlo, adesso per esempio, ma... Perché vuoi saperlo? Se pensiamo che i nemici sono cattivi, non avremo scrupoli nel combatterli, no? I nemici cattivi. Quanto ha 12 anni? Non è un problema di buoni o cattivi, o di bene o male, siamo solo su due posizioni differenti. Ognuno crede di essere nel giusto, non ci sono i buoni e i cattivi. Esistono solo i nemici e i non nemici. Bloccata la strega, sarà il vostro turno. Non c'è bisogno di noi tre per una cosa così semplice. Sì, invece, ragazze, su. Zell, alle 20 in punto, toccherà a noi. La squadra dell'arco attenderà dentro l'arco fino alle ore 20.
Il carro che trasporta la strega passerà sotto l'arco alle 20. In quell'istante abbasserete i cancelli usando il pannello di controllo e imprigionerete la strega all'interno. Perfetto. Noi ci dividiamo. Vediamo un po' com'è la situazione. Ehi, c'è una vista meravigliosa da quassù. Imprigioneremo la strega. Sarà un sistema meschino, ma non abbiamo altra scelta. Non è ancora il momento di abbassarlo. Quando abbasseremo l'interruttore i cancelli si chiuderanno. Perfetto ragazzi, ora tocca a noi. Siamo sotto il mantello di Irvine. Ai ai ai. Adesso aspettate qui. Colonnello, perché la strega ha organizzato una tale parata? Ha deciso che Galbadia sarà la sua base di operazioni e presto si trasferirà nel Garden. È per questo che il Garden di Galbadia ha deciso di opporsi alla strega. E allora, torno alla mia residenza. Buona fortuna. Cos'hai, Quistis? Sono stata troppo dura con lei. Ah, esagerato. Ah, devo andare, devo parlare con Rinoa, Fenrir. Con Rinoa? Ma non possiamo lasciare la nostra postazione. Porca miseria, Quistis. Squall ti ha dato un ordine, per favore. Abbiamo tempo fino alle 20. Voi due aspettate qui. Fantastico. Fantastico. Veramente. Liti da scolarette proprio. Porca miseria. Un colpo di stato. E giustamente il problema è il capriccio. Va bene, stupendo. Complimenti. Ora parlo Squall. Sarà giusto restare qui? Ah, ancora tanto che non ci ha dato una sberla. Bello come le strade sono state chiuse per la parata, eh? Fra un po' ci sarà una bella confusione là fuori, ma qui sei al sicuro. Via, via. Uscire subito, questa porta si chiuderà automaticamente fra poco. Posso farcela. Accidenti all'impulsività generica di tutti. Rinoa, scusa per prima. Oh, grande! Grande. Certo, complimenti. Vuoi vedere che ci hanno chiuso dentro? Ah, deve essere stato Caraway. Siamo arrivati in un bel mezzo di una lite di famiglia. Accidenti, sono molto preoccupata. Ma te devi preoccuparti per il fatto che sta per succedere un putiferio a causa di una scelta egoistica e infantile. Rinoa è andata dalla strega da sola. Ah, quindi l'hai capito. E allora? Vuole aiutarci? E intanto, mentre facciamo il save della provvidenza, poveri noi, eh? Opla. Io. Non sono un Sith, ma... Capì?
capisco che non è un gioco. Stanno per succedere cose molto serie, ragazzi. Non vedo l'ora. Stiamo per raggiungere il climax di questo CD. Ogni tanto è giusto lasciarvi al background musicale e a farvi immaginare alcune voci. E questo è uno di quei momenti. E così Rino si ritrova non solo intrappolata di nuovo, ma siamo tutto a un tratto in una situazione drammatica. Eccola finalmente. Oh oh. Rino non è stata intrappolata, quindi è diventata succube, ammaliata, controllata. Ma quella... Rino! Porca miseria. Questa è brutta, eh. Disgustose e stolte creature. Fin dal lontano passato ho vissuto nelle vostre fantasie. Le sciocche fantasie che voi avete generato. La strega che in crudeli sacrifici uccide voi uomini. La strega che con la sua spietata magia brucia i vostri campi. Sciocchi. Quando avete udito che la strega avrebbe protetto Galbadia, avete tirato un sospiro di sollievo, vero? A chi è che questa strega non appare in sogno, specchio delle vostre fantasie? Ed è una cosa? Ed è... La realtà è crudele, la realtà è davvero crudele. Quindi, stolti uomini, se è questo che volete... Ed è questo che vogliono. Stupide ammaliate masse. È tutto così riportabile al mondo reale, eh? Rifugiatevi nelle vostre fantasie. Ed io danzerò in esse. Sarò la terribile strega che desiderate. Voi ed io, insieme in una fantasia crudele, regno fra la vita e la morte. Strega e fantasia, per sempre. Per sempre vivranno con Galbadia.
La strega vuole un'offerta, la strega vuole un sacrificio. Ah. Ma come siamo sagaci. Che cosa facciamo? Dobbiamo portarla via da lì. La parata non è ancora iniziata, i cancelli non si sono ancora aperti. Come facciamo? Oh no, sta iniziando. Dobbiamo uscire di qui alla svelta. Beh, ovviamente immaginate il panico. Io francamente riesco a malapena a immaginare la situazione schifosa in cui si sono cacciati. Toccando tutto, piano piano, si trovano indizi e un meccanismo segreto. Per fortuna che Caraway è un tipo eccentrico. Proprio qui. Un passaggio segreto. Andiamo. Ma non sappiamo nemmeno dove va a finire. Anche se stiamo qui non cambia niente. Porta alle fogne, ragazzi. Ovviamente, vista la durata dell'episodio, immagino che avrete compreso che non ho intenzione di veramente vedere l'ultima scena del CD1 in questo episodio. Sfrutteremo il reale finale per gestire meglio l'equilibrio del prossimo, ma andremo oltre. Andremo oltre, tranquilli. Zella, non mi infastidire. Ok. E ci ritroviamo proprio nelle fogne, ragazzi. Qui, in realtà, ci sarebbe un po' di esplorazione, ma non ne vale la pena. Ora, in tempo reale, con questa musica, ci si avvicina al finale. Ascoltate. Osservate. Vivete. Quello che trasmette una scena come questa. Quello che sta succedendo intorno ai nostri protagonisti. Via. Questi piccoli boss hanno nelle loro grinfie un Guardian Force, ragazzi. Sì, è vero, tu hai una tecnica speciale, ma non mi interessa. Carbuncle invece sì.
Per essere sicuri, garantiamoci un po' di HP. Niente di eccessivo. Irvine senza Junction non mi interessa. È qualcosa che avrei potuto evitare, ma ero conscio che sarebbe successo. Completiamo la collezione di magie. Senza necessariamente assimilarle, basta averle in lista, vedete? Ora possiamo sapere cos'è Medusa la prossima volta che la vedremo in un avversario. E via! Certamente non ci interessa fare Renzo Kugan contro questi piccoli minion di Edea. E con Irvine pietrificato, perlomeno abbiamo vinto la battaglia, no? Squall è potente. Perfetto. Carbuncle. Un Guardian Force che permette di castare sull'intero party Reflex, una magia di buff o malus a seconda dei casi che riflette qualunque magia castata sui protagonisti. Wow. Che paura. Davvero, ho avuto paura. È tutto finito. Ho avuto paura. Ho avuto davvero paura. Dovresti essere abituata a combattere. No, non ce l'ho fatta. Da sola non ce l'ho fatta. Non sei ancora pronta per tutto ciò. Meglio andare ora. Ti ricordi gli ordini? Non ti allontanare da me. Siete pronti, ragazzi? Stanno per succedere cose. Irvine Kines, ora tocca a te. Chiaramente è un momento molto teso. Oh, non parla più. Si dovrà concentrare. Ragazzi, sono quasi le 8 in punto. La solitudine del tiratore. Sarà questa. Da qui non si sente niente. Cosa sarà successo alla parata? Seifer è vivo. Rinoa. Seifer è vivo. Sta facendo la parata con la strega. Cosa significa? Chi lo sa? Se dovessi affrontare la strega direttamente, dovrei combattere contro Seifer? Questo è il destino dei Sith, non si può scegliere il nemico. Potrei uccidere Seifer con le mie stesse mani. Siete tutti e due pronti? Siamo stati addestrati ad affrontare il peggio. Però vorrei tanto poter evitare questo momento. Non parlare per me, Rinoa. Magari si potesse. L'episodio sta per finire nel modo in cui chi conosce cosa succederà sa benissimo. E io intanto mi scuso perché sono malato e quindi ho la voce particolarmente strozzata. Tocca ad Irvine. Sta tremando. Non dirmi che hai paura. No, non ce la faccio. Oh, questo evento, ragazzi, è tragico. Perché, a conti fatti, l'evento che Irvine non riesca a a sparare è... Oh, ti prego. Ok. È una di quelle cosine che può sinceramente essere considerata, se non si sta molto molto buonisti,
finire nel luogo senza Dio che è il plot hole. No, Esna non mi interessa, grazie. Che cosa si intende per plot hole? Si intende... Oh, le fogne sono uno dei posti in cui è più complicato avanzare, ragazzi. Colpa mia che mi sono sbagliato strada come un pollo. Questi sono i piccoli labirinti che è facile... in cui è facile perdersi dopo tanti anni. Il punto è che Irvine ha paura di sparare. Un tiratore scelto che non vuole sparare alla strega. Si scoprirà il motivo per il quale non vuole spararle. Ma l'assurdità, ciò che è veramente privo di logica, è il fatto che non lo dica a nessuno. Il motivo per il quale non vuole spararle. Il motivo per il quale teme di fallire per la sua tensione. Ma qualunque sia il modo di interpretarla, adesso non c'è bisogno di discuterne. Non ancora, almeno. Ok, andiamo qua. Siamo quasi arrivati finalmente all'uscita. Vedete, abbiamo fatto il giro praticamente. Ovviamente l'obiettivo di Quistis and Company è cercare di raggiungere di nuovo l'arco attraversando le fogne. Eccoci qui.